Ragazzi, ho messo la carica per un po' di tempo, però non è che si è caricato un granché. Abbiamo messo quindi la scheda e adesso abbiamo questi accessori che sono l'accendino che in macchina c'è, quello dell'auto libero, e quindi la ventosina per applicarla. Allora, adesso noi facciamo in modo, mettiamo l'accendino in modo che ce l'abbiamo sempre in corrente la telecamera, andiamo a vedere un po' per l'occasione dove andremo. L'île Saint-Louis, dove ci sta l'allagamento della Senna. Voilà, oggi è giugno, 4 giugno 2016, e Parigi è una totale merda, come di abitudine, però in particolare questa settimana che c'è stato praticamente l'allagamento. E quindi noi andremo a vedere l'allagamento, che andremo ad inquadrare con questa telecamera. Quindi approfittiamo, prendiamo la telecamera per provare la telecamera come va. D'accordo? Però andiamo a vedere anche l'allagamento. Ok? Ciao. Comunque sta telecamera che tengo, perché non ho preso la grande, ho preso la piccola, è proprio una rottura di coglioni, no? Allora, stiamo arrivando quindi all'auto libero per prendere la nostra macchinina. Oggi dicevano che c'era uno di quei temporali da far vomitare, e invece non è che è bello, però bah, alla fin fine va, una cosa di così tragico. Allora, adesso siamo qui e prendiamo la nostra auto libero, così possiamo collegare la telecamera e vedere come va. Speriamo che va. 5 euro. 5 euro è ottima. Ci sono tante auto libero. Adesso noi prendiamo una. Mamma mia, com'è brutta sta telecamera. La devo regalare, perché non la sopporto più. Troppo moscia, troppo lenta. Allora ragazzi, adesso pensiamo a collegare la nostra scheda, l'abbiamo messa. Questi qua sono i LED per la notte. Adesso mettiamo il piede e regoliamo tutto. L'accendino lo mettiamo là. Vediamo se c'è, se c'è. Voilà, tutto a posto, a più tardi. Voilà, allora ragazzi, stiamo praticamente registrando. Quindi vediamo un po' come va a finire questa situazione vediamo un po' quello che riesce a registrare collegato così in macchina senza l'uso della batteria. Quindi vediamo un po' come va a terminare la situazione. Voilà, vediamo come registra. A più tardi. Allora, le immagini che seguiranno saranno qua. Ora non so se registra la voce, però comunque vediamo un po'. La ventosa è fortissima. A più tardi. Voilà, allora ragazzi, stiamo praticamente registrando, quindi vediamo un po' come va a finire questa situazione vediamo un po' quello che riesce a registrare collegato così in macchina senza l'uso della batteria. Quindi vediamo un po' come va a terminare la situazione. Voilà, vediamo come registra. A più tardi. Allora, le immagini che seguiranno saranno qua. Ora non so se registra la voce, però comunque vediamo un po'. La ventosa è fortissima. A più tardi. I got a song alone, not a feel it tonight. Na na na, I'm girl. Yet do we see? And na na na.
Vediamo come registra sta telecamera. Non so se mi state ascoltando. Allora, io ho messo una scheda che non è molto grande, quindi in automatico non è che ci sta poi tanta possibilità di registrare. Quindi vediamo un po' come va. Voilà. Vediamo quello che riesce a registrare. Se la telecamera è buona, prenderemo qualche scheda sempre da Wish. Mo sta arrivando anche un'altra telecamera che è sempre 1080, perché questa qua è 1080. E sta arrivando un'altra telecamera che ha forma di accendino. E poi ci saranno anche altre telecamere. Sempre ho comprato questa telecamera a forma di accendino per 4 euro. Questa qua invece che voi state vedendo adesso è per 5 euro. No, vediamo un po' come funziona, che può darsi pure che registriamo e non si vede il video nel computer, questo non lo so, però questo serve proprio, il test serve proprio a questo. Skip and the world, it cannot look at it. Ah, ecco, sta registrando. Allora, praticamente il problema sta nel fatto che all'improvviso troverete che si spegne la telecamera, perché l'accendino di questa macchina non è praticamente tanto buono. Quindi appena prendi un piccolo fosso o qualche insenatura, praticamente si spegne la telecamera. Allora, adesso stiamo praticamente andando nella zona di Jena, che si trova quasi vicino a Trocadero, dove qui sabato fanno un mercato molto caro. Normalmente i mercati sono molto più economici, però comunque io non so se voi ascoltate, questo, cioè io sto parlando ma non so se in realtà voi ascoltate quello che sto dicendo. Ma è verde, io è verde, devo passare. Oh. La loi! E che cazzo! Allora, questo mercato è il mercato più costoso di Parigi. Le cose costano una cifra e ma ti ha fatto pure un camion Ramnitz. E già! 10 metri e pigliare 2 sacchi Ramnitz. Uffa. Però è bella, ragazzi, ci si può aprire, no? Ma da morire la vecchia casa è proprio boh. Chi se potremmo fare belli video con questa telecamera? Ma da fare 10 metri e pigliare una cosa da munnezza. Ma con tutto sul mercato che ha fatto la munnezza, no? Chi se per fare 100 metri praticamente ci mette un'ora e un quarto. Allora capite come funziona qua? Ecco, questi sono i francesi che alluccano, perché devono vendere il loro materiale. Io ho già registrato! Se è pas possibile! Se è pas possibile! E sentite? Non lo so se sta registrando, e sentite i francesi quando fanno mercato? Perché lì bocco storto. Sta tutto bello. Ad a perdere la prima partita del campionato, ad a scegliere il primo giro. Ma vedono poco a chi se, mo che mamma fa che questo camion l'amnese. Voilà. Ma fatevi mettere 60, ah.
Ah, poi speriamo che non ci sta l'audio, così non ha sentito la routine. Chi sei? Un classico che non sapevo buttare proprio la macchina. Cioè, chi sta la macchina proprio... Che è questo, Che sto questo? Chi sta? Allora, qua, sto camion era la munnezza. Ma proprio a noi era capito. Facca! Ora vai giù, proprio esagerato, Mamma mia, mi viene proprio su cosa la munnezza, proprio mu. Ma non ce l'ho proprio. Ehi, ma sono arrivato a un'altra cosa la munnezza, ci mettono altri 10 minuti. Qualcuno finalmente sta bussando. Mamma mia, ci state poco sta raccogliendo tutta la monnezza su, voilà. Ma morire una poco maleducazione, eh? Ah, si sono messi un poco in disparte. Mamma mia. Che cazzo di una bussata è russo, strunz! Allora, chi è muore? Persona, ma quanti persone? Persona che stanno a guardare. Persona. La mano che sto... No. Quante persone che stanno a guardare, come una guardia, chi lascia e chi via, gente sarà voglia, nessuno si imbroglia, e a me va duro, sangue, non da fuoco, un traffico che blocca ogni metro della strada, e non ti fa tu una spaccimme riuscì. Oh, mamma mia, come suava da te il bastone muscio. Mamma mia, sono proprio avido. Stanno tutti quanti a guardare un disastro ecologico. Che comunque hanno chiamato disastro ecologico. Adesso le chiese sono tutte bloccate. Quindi non si può andare per le chiese. Raffica che blocca ogni metro la strada, e non c'è paduana, spaccime di uscita, e baffani che blocca pura vita, e non te può. Persona, mamma mia, tu proprio avanti, fatto un muscio, ragazzi. Guarda, è proprio avanti qui, 4 metri, qua, proprio al disastro, proprio ecologico, frate. Persona, ma quante persone che stanno a guardare. Vediamo al buio anche come registra. Guarda, hai visto un camion della munnezza a bloccare tutto Parigi. La matassa di Opeva. Trapananella, fatto trapania. Allora, qua logicamente immagino che ci saranno delle avvertenze, attenzione. Tangere, tunnello, bla bla bla. Sta pure l'acqua, pure qua, qua giù. Allora, e quindi qua non si, penso che non si potrebbe andare. E infatti hanno chiuso la strada.
Guardate il battumus! Ma poi faccio vedere la roba che ha delle gomme. Mamma mia, mamma mia! È ovvio che sta tutto bloccato. Incredibile, ragazzi. La Senna, io ho sempre registrato l'allagamento, perché ogni anno c'è l'allagamento della Senna, no? Perché qua fa sempre pioggia e quindi automaticamente c'è, però non a livelli così. Quest'anno è stato a livelli belli, belli tosti, eh. Il Louvre è chiuso. Comunque la settimana prossima, oggi è sabato, la settimana prossima è prevista una settimana completamente di merda, come di abitudine, diciamo, in questa città grigia, come vedete sempre questo suo classico colore grigio. Quindi, per Indy poi. E raccatta pure il neon. È verde, ci volimmo muovere. Stress, single stress, e parlo da solo. Stress, single stress, la mia vita è il mondo. Prova a camminare, prova a camminare, prova a camminare, prova a prendere un po' d'aria. Il mondo è bello perché varia. Prova a camminare.